Buongiorno e bentornati a un nuovo episodio di Colazione a Fumetti. Oggi parliamo del secondo ciclo dell'immortale Hulk, La Porta Verde. Al Ewing continua a scrivere quella che è probabilmente la miglior serie regolare Marvel attualmente pubblicata, coi disegni dell'artista regolare Joe Bennett e degli ospiti Lee Garbett e Martin Simmons. Comprende dai numeri 6 al 10 di Immortal Hulk, che poi corrispondono esattamente agli albi dal 6 al 10 del monografico italiano edito da Panini. Per fare un'analisi degli episodi è ovviamente impossibile non fare spoiler, e quindi cominciamo subito tra 3, 2, 1, spoiler! Avevamo lasciato Hulk dopo lo scontro con Sasquatch e dopo averne assorbito le radiazioni gamma, ma insieme alle radiazioni gamma pare aver anche assorbito la misteriosa entità che lo stava controllando e che ha l'aspetto di Brian, il padre di Bruce Banner, uomo duro e violento e probabilmente l'origine di tutti i suoi problemi psicologici. Inizialmente col numero 6, intitolato Azione-Reazione, forse anche a causa dello stile del disegnatore ospite Lee Garbett, sembra quasi che Ewing voglia abbandonare i temi horror. È fondamentalmente un numero di passaggio e sul finale appaiono anche gli Avengers. La storia continua poi sul numero 7, intitolato I Vendicatori. E qui apriamo una mini parentesi, sarebbe il caso che la Panini si decidesse con l'adattamento. Non ha molto senso chiamarli Vendicatori nel titolo della storia e poi Avengers all'interno della storia. Boh. Joe Bennett torna a disegnare a piena potenza e va in scena uno scontro senza quartieri con gli Avengers. Quindi siamo tornati davvero al consueto fumetto di supereroi? Per quanto ben scritto e ben disegnato? Parrebbe di sì, almeno fino all'ultima terrificante tavola, dove troviamo Hulk smembrato e conservato all'interno di vasetti, ma ancora in vita. E credo che in quel momento il Comics Code si sia rotolato nella sua tomba, dove giustamente riposa. L'ottavo episodio, Il suo orribile cuore, è un vero e proprio tripudio di splatter. Si comincia con gli esperimenti sul corpo smembrato ma ancora vivo del povero Hulk, organizzati dalla tipica cellula militare deviata che spera di utilizzare i poteri del gigante di Giada per scopi militari. Ma ovviamente tenere imprigionato Hulk, anche se smembrato, non è così semplice. E lo scienziato sadico, che si divertiva un sacco a sperimentare, lo scoprirà a sue spese, finendo per essere letteralmente inglobato e ucciso dal corpo di Hulk che si rifugia. Nell'episodio viene comunque ribadito uno dei fatti meno credibili della storia di Hulk, il fatto che Hulk effettivamente non abbia mai ucciso nessuno, almeno non volontariamente, il che ovviamente non tiene conto di tutte le persone morte quando negli anni Hulk si è scatenato devastando paesi, città e villaggi, ma quelli non contano perché in teoria non sono morti volontarie, credo. Comunque, pare che l'entità all'interno di Hulk sia estasiata dal fatto che finalmente Hulk abbia ucciso qualcuno volontariamente. Fra l'altro, in questo numero viene anche formata, per cercare Hulk, una nuova squadra, nata in seno al programma spaziale Alpha Flight, e che ovviamente non può che chiamarsi Gamma Flight. Piccola nota da Marvel fan, Gamma Flight era anche il nome di un gruppo di addestramento all'interno del vecchio programma Alpha Flight, quello di supereroi canadesi. La seconda formazione di Gamma Flight, invece, fu creata sempre dal governo canadese, quando il gruppo Alpha Flight divenne troppo incontrollabile per sostituirli e sconfiggerli. Il nono episodio, I Peccatori, è invece un piccolo gioiellino. Dal punto di vista grafico è estremamente originale. Tutte le pagine dispari, dedicate all'uomo assorbente, sono disegnate da Martin Simmons, qui al suo primo lavoro per Marvel, anche se in effetti ha disegnato le copertine di una miniserie dedicata a Quicksilver che credo sia inedita da noi, mentre tutte le tavole pari sono disegnate dal regolare Joe Bennett e sono dedicate ad Hulk. Sul finale poi un'altra dose di splatter, come se non ci fosse un domani. Due parole sull'uomo assorbente, che se il nome italiano non lo rendesse già abbastanza ridicolo, ci pensa il fatto che ora è anche tutto rosso. Comunque, è Crusher Krill, all'anagrafe Carl Krill, dotato del potere di assorbire qualsiasi tipo di materiale ed assumerne poi le caratteristiche. È un vecchissimo villain Marvel e ha ottenuto i suoi poteri nel 1965 su Journey into Mystery, dove Loki gli ha fatto bere una pozione asgardiana per utilizzarlo come arma contro Thor. È sposato con la supercriminale Titania ed è recentemente apparso nella notevole serie dedicata a Freccia Nera, di cui fra l'altro potrei anche parlarvi se vi interessa, fatemelo sapere. Il decimo episodio, che è un complesso concetto della cabala, non sto a parlarne perché non ne ho capito nulla, se volete cercatevelo su Wikipedia, torna a premere l'acceleratore sull'horror e sullo splatter. E durante l'episodio tutti i nodi vengono al pettine quando il furbissimo intervento di Gamma Flight permette a ciò che resta dell'uomo assorbente, ora sotto il controllo dell'entità che ha assorbito da Hulk, di raggiungere il suo scopo e spalancare infine la misteriosa Porta Verde, concetto di cui sentiamo parlare dall'inizio della serie e che pare essere una soglia che l'esplosione della prima bomba gamma, quella che creò Hulk, aveva solo socchiuso.
mezzo, ma ora la porta verde pare spalancarsi e tutti i nostri protagonisti sono trascinati all'inferno, luogo in cui pare si muoveranno nel prossimo ciclo narrativo. Ciclo narrativo che non vedo l'ora di leggere e di cui sicuramente vi parlerò in un futuro episodio di Colazione a Fumetti. Nel complesso quindi un ciclo che continua a essere incredibile. Se dovete leggere una sola serie Marvel quest'anno, recuperate l'immortale Hulk adesso, oppure aspettate l'eventuale versione in volumetti che sicuramente prima o poi uscirà. Con questo direi che è tutto, ciao! Come sempre vi ringrazio di aver guardato il video, se vi è piaciuto mettete un like, iscrivetevi al canale e continuate a seguirmi anche su Instagram e su Twitch che sto iniziando a sperimentare per vedere se mi funziona. Noi ci vediamo domani con un'altra colazione a fumetti.